Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che inizia di nuovo con la preparazione di una valigia perché sto per partire di nuovo per il weekend. Stavolta il viaggio è un pochino più entusiasmante perché sto infatti partendo per un weekend al mare. Sono ospite a casa di una mia amica e sono davvero felicissima, entusiasta e non vedo l'ora, anche perché sarà il primo mare di quest'anno e non vedo l'ora di potermi rilassare un po' in spiaggia, sotto il sole. Non voglio davvero pensare a nulla se non a godermi queste 2 giornate. Sto preparando la valigia, infatti in questo video vedrete un po' tutto perché vi porto con me, quindi adesso prepariamo un attimo la valigia insieme perché domani, che è venerdì, parto subito dopo il lavoro, non avrò tempo di farlo. Quindi oggi ci prepariamo con tutto e domani si parte insieme e vi farò vedere tutto quello che farò. Ho più o meno tutto, anche perché devo un attimo vedere con lei come mi organizzo, perché non so se vorrà comparire nel video. Nel caso cercherò di non farla comparire se non vorrà. Comunque, il modo di preparare la valigia è sempre quello, e cioè ripercorro tutta una giornata tipo in base a dove devo andare e cerco di pensare a cosa mi può servire, quali sono le attività che dovrò fare, in base a quello poi decido che cosa mettere dentro. Cercherò di non portarmi troppa roba, anche perché non ho intenzione di portarmi cose inutilmente, porterò proprio il minimo indispensabile e le cose che proprio amo di più, adesso le scelgo. Intanto vi voglio far vedere le cose che ho comprato. Allora, stasera sono andata a comprare lo spray solare. Questo è di Lancaster, tutti lo elogiano davvero tantissimo, dicono che è ottimo, io non l'ho mai provato. Questo dovrebbe essere molto leggero, quasi impercettibile e resistente comunque all'acqua e soprattutto dovrebbe proteggere tanto perché la protezione è 50. Vedremo, lo proverò, vi farò sapere. Poi ho comprato anche altre cosine, vediamo. Oh, abbiamo luce. Proprio sparata in faccia, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, ho comprato anche una crema per il viso con protezione, sempre SPF 50. Questo dovrebbe essere della consistenza tipo gel, e ho chiesto proprio espressamente una crema molto leggera perché io ho la pelle del viso mista e quindi tende un po' a diventare lucida e a soffocare con prodotti molto pesanti, quindi la ragazza di Douglas mi ha consigliato questo gel qua di Dottor Russo. Non l'ho mai provato neanche questo, mi sono un po' fidata, quindi vi farò sapere anche su questo come mi trovo. Poi ho comprato poi altre 2 cosine che però non sono per me. Allora, una è questo facial spray, quindi un'acqua per il viso di Mario Badescu, e questo dovrebbe essere davvero ottimo, in tanti lo consigliano, anche mia sorella mi ha detto che è davvero ottimo come marchio e l'ho comprato per la ragazza che mi sta ospitando perché mi sembrava carino portarle una cosa, un pensierino. E poi so che lei adora gli smalti OPI e quindi le ho preso questo smalto verde perché lei poi adora tutti gli smalti coloratissimi e le cose proprio molto particolari, per cui ci tenevo davvero a farle una piccola sorpresa per ringraziarla per questo suo gesto così carino. E poi basta, questi sono gli acquisti. Poi ovviamente mi hanno dato dei campioncini, uno è Alien di Mugler, questo l'ho già provato, non mi piace tantissimo. Questo in realtà di Coach lo volevo provare, vediamo un attimo com'è. Questo sembra possa piacermi, è molto buono, molto floreale. Vediamo se non mi fa venire mal di testa perché io con i profumi ho una relazione un po' strana. L'unico che riesco a tollerare è il mio flower bomb, questa è la confezione mini che mi porterò via perché non mi voglio portare il boccione da 100 ml. Sembra molto leggero. Poi mi hanno dato anche questo Guess Bella Vita, quindi proviamo anche questo. Non è proprio ideale spruzzarsi più profumi, ma questo è un po' troppo forte per me.
No, non è decisamente un profumo che può piacermi anche se è molto buono in realtà, ma so già che è uno di quei profumi che mi fa venire poi il mal di testa. Per quanto riguarda i vestitini, l'abbigliamento, mi porterò proprio poche cose, soprattutto cose indispensabili, tipo il telo, mare, i costumi e qualche vestitino carino, ma andrò decisamente per tutte le mie cosine preferite che non metto da un anno perché sono cose che metto solo in vacanza al mare e allora devo un attimo rispolverare e rinfrescarmi le idee e poi torno da voi. Se c'è proprio una cosa che mi contraddistingue è la capacità di fare salti temporali da una giornata all'altra come se nulla fosse in una maniera proprio impeccabile. Vabbè, a parte gli scherzi, sono già partita in questo momento, ho appena fatto il rifornimento. Ieri purtroppo non sono riuscita a filmare alla fine perché volevo fare il più in fretta possibile, dovevo fare tutta la valigia, scegliere i vestiti, ho fatto un po' di lavatrici, per cui ho preferito fare quello che dovevo fare e quindi filmare mi avrebbe preso molto più tempo, per cui ho sacrificato questo pezzo per risparmiare un po' di tempo, lo ammetto, ma ora sono già partita, dovrei arrivare in circa 2 ore, sono pronta per il viaggio, ho messo tutto in valigia, sono perfettamente preparata, mi sono portata addirittura 2 ombrelloni e poi ho portato ovviamente tutti gli outfit che non vi ho fatto vedere. Ovviamente ve li farò vedere ormai real time mentre li indosserò là e qua con me ho un po' di cibo perché sono ovviamente uscita poco fa dall'ufficio e ho fame, non resisterò fino a quando arrivo là per mangiare, per cui mi sono portata un po' di snack, un po' di cracker, delle barrette, l'acqua, un po' di frutta. Frutta ovviamente tipo stile omogenizzato che un amico del mio ragazzo mi ha regalato, per cui la devo provare e niente, il viaggio sarà non troppo lungo, in teoria 2 ore, ma vedremo, anche perché la strada verso dove sta andando è sempre particolarmente trafficata. E non è proprio una strada facile, però speriamo bene. Manca ancora mezz'oretta e sarò arrivata. Non so, sono partita che ero un pugno di nervi dopo una settimana abbastanza complicata di lavoro e adesso sono proprio rilassata. Non so se capita anche a voi, ma per me fare un viaggio in macchina da sola è la terapia migliore. Spesso mi fa lo stesso effetto anche il treno. È proprio il concetto di fare un viaggio da sola, con i miei pensieri, con la strada e non dover pensare a nient'altro se non a guidare e magari quegli altri pensieri che arrivano naturalmente senza troppo sforzo, ecco. Adesso sono davvero pronta per questo weekend. Sono nel mood giusto, me lo sento. È perfetto. Non vedo l'ora di arrivare perché stasera si mangia pizza. La persona con i riccioli più inconfondibili della storia. Come avevo anticipato, stasera pizza! Vai, qui c'è fatto bello, però tu posso sentire la parte da sempre. Però aspetta, andiamo su.
Guida, dove siamo? Questo è l'istmo, cioè quella che un tempo era un'isola, che poi grazie ai detriti del fiume si è attaccata alla terraferma. E di giorno parte. Wow! Nei tempi di Santa Caterina. Sì, io sono una pessima videomaker perché mi perdo sempre le descrizioni dei posti. La chiesetta di San Nicolò rimane indistrutta. E San Nicolò dell'isola, perché il tempo può essere un'isola. Ecco, San Nicolò dell'isola che è il suo comunicante con la terraferma. Esatto. Ok. Ma quello è un hotel, Grand Hotel dei Castelli, dove si sono sposati i miei genitori. Ecco, ma... Wow. La facciata che mi sa che è completamente oscura. Mangiato troppo. Anche io ho mangiato troppo. Abbiamo mangiato tantissimo. Abbiamo mangiato una pizza buonissima. E salire in cima all'istmo. Esatto. Non è proprio il massimo, però almeno la buttiamo giù questa pizza. E ora prendiamo un gelato. No, domani gelato. Ora. Sto facendo il giro turistico. Anzi, mi sta facendo il giro turistico di Sesto Levante, ma io c'ero già stata, ma non avevo visto niente di tutto quello che mi sto facendo vedere. Sto completamente cambiando idea, perché prima per me esisteva solo come posto di mare, adesso è in realtà un posto bellissimo da visitare. Sono molto stupita. Dove ci posizioniamo? Questo è decisamente il suono che preferisco, non so se mi state sentendo, ma... Cercherò di stare più vicina possibile. Siamo già al mare stamattina, ho appena posizionato l'ombrellone e sto aspettando che la mia amica torni perché ha dimenticato l'asciugamano a casa, quindi è andata a prenderlo, poi aspetto lei per farmi il bagnetto. Qui c'è l'acqua un po' freddina, ma che bello essere al mare. Sono troppo felice. Insalatina per me e focaccina per Irene. Dopo un pranzo un po' troppo sano stiamo mangiando il gelatino che abbiamo preso nella gelateria Tama, che è la preferita di Tama, Irene. Gelati e molto di più. Dove siete? Irene, dove siamo? Aspetta, non ti ho introdotta. Lei è quella che mi sta ospitando. Ora siamo alla spiaggia Portobello, che purtroppo ha l'ingresso contingentato ed è al completo in questo momento, però guardate che bellino. Questa è la vista dall'altro lato e qui probabilmente, se possibile, faremo aperitivo stasera. Che meraviglia! Ci sono già stata diverse volte qui a Sesti, ma mai dentro il paesino, e devo dire che è davvero meraviglioso.
siamo rientrate da pochissimo, io sono davvero felicissima per questa giornata, mi sono rilassata davvero tantissimo e il mare era davvero stupendo, abbiamo mangiato benissimo, poi anche il gelato davvero ottimo. Come vi avevo promesso, vi faccio vedere l'outfit di oggi, che è questo vestitino davvero carinissimo. L'ho acquistato forse 2 anni fa da Brandy e Melville, però è davvero perfetto per una giornata al mare. Poi ho le mie ciabattine acquistate su Amazon, marca Havaianas, e i miei nuovi occhiali. Tra l'altro, sulla via di ritorno ci siamo fermate in un posto dove fanno tutto senza glutine e abbiamo comprato la focaccia. Io davvero non vedo l'ora di mangiarla e vi faccio vedere poi quello che abbiamo comprato e vi dirò tra l'altro com'è, per farvi una piccola recensione. Perché andare fuori e fare tutta questa fatica quando hai tutta questa meraviglia qui? Allora, la tua prima focaccia gluten free? Il gusto è molto buono, la consistenza è da migliorare, però il gusto c'è, molto buono. Bene. Io sto mangiando la pizzetta, non è male, però ormai non mi ricordo più come sono fatte le cose col glutine, quindi per me è buonissima. Allora, la cena è pronta, l'ha preparata Irene, che adesso ce la presenta. Allora, abbiamo qui davanti a noi un mix pseudo-indiano, ispirazione indiana, composto da lenticchie, riso jasmine, non basmati perché ci piaceva di più, e delle zucchine liguri con un po' di peperoncino. Vediamo com'è. Ok, assaggiamo. E rosmarino rubato al contadino. Perfetto. Ristoratori, assaggiamo. Facciamo la reaction. Eh no, pensa se fai la faccia la smorfia schifata. Aspetta, ho fatto meglio. Non possiamo fare la faccia schifata. Ok, buono. Le zucchine pizzicano. Questo piatto non è buono. Questo piatto è ottimo. Non è scemo. No, ti consiglio di mischiare le zucchine dentro, perché le zucchine sono completamente senza sale. Ma... ma c'è che pizzica. Troppo piccante? Cosa? Le zucchine? No. Non le sento piccanti. Non sono piccanti. Brava Irene. Non è male. Buono. Per me 10. Era diventata liscia dall'ansia. Non è vero. L'abbiamo lisciata poco prima della cena. E ora sono diventata liscia di nuovo per l'ansia. Per colazione abbiamo un super classico: uova strapazzate con pane tostato. Questo è il pan bauletto di Nutri-Free, che vince la classifica tra il pane senza glutine più buono assaggiato ad oggi, e lo approva anche Irene. Approvato con lode. Oggi niente male perché sta piovendo, ma sono contenta anche così, anche perché ci stiamo rilassando tantissimo, c'è una bella arietta, il tempo è perfetto per oziare proprio in santa pace. Abbiamo pranzato con focaccia, tarta salata e un po' di lenticchie avanzate da ieri, e ora non rimane che dormire e riposarsi un po' prima di ripartire. Intanto vi volevo raccontare di più sulle creme che avevo acquistato, perché tra l'altro abbronzavo quasi in zero, perché poi ieri c'erano un po' di nuvole e non mi sono proprio per niente quasi abbronzata, forse un po', ma
meglio così perché vuol dire che funziona la crema e tra l'altro devo dire che non unge per niente, è perfetta come crema e non si sente quasi sulla pelle e non ha quel profumo tipico di crema solare che a me non piace, per cui quella crema lì di Lancaster è perfetta, mentre quella per il viso è un pochino particolare. Allora, ha questa spazzolina qui come applicatore e poi la devi schiacciare da qui per far uscire il contenuto e poi la spalmi sopra il viso. Ha protetto la pelle alla perfezione, però si sente un po' troppo l'alcol, quindi ha una quantità di alcol un po' troppo alta dentro e quindi proprio senti sia l'odore che quando la applichi sul viso pizzica un po', però in teoria è arricchita con acido ialuronico e vitamina E, per cui ti dà un po' di idratazione, protegge la pelle, comunque non ostruisce i pori e comunque la pelle non diventa troppo lucida, per cui va bene perché è una pelle un po' grassa o mista, ma non mi sentirei di consigliarla che è una pelle un po' più delicata e più sensibile. Detto questo, poi è un'ottima crema, anche questa non sa di crema solare e tutti i solari per il viso che avevo provato non mi sono mai piaciuti, questa a parte il fatto di avere troppo alcol mi piace. Tra l'altro sto parlando un po' sottovoce perché Irene è di là che sta dormendo e non vorrei disturbarla e mi sa che vado anch'io a riposarmi un po'. Su questo muro invece state vedendo una parte della sua stanzetta che è davvero molto carina e se ve la sto facendo vedere nel video è perché le ho chiesto l'autorizzazione. Ecco un altro degli outfit che mi sono portata dietro ma che non ho indossato perché sta piovendo, quindi ci sarà un'altra occasione sicuramente per questa tutina. Volevamo farci un giro a piedi prima di prendere la macchina e tornare a Milano, ma mi sa che non si riuscirà a fare. Yeah, stiamo ripartendo, stiamo tornando a casa, siamo prontissime. Mica tanto. Non, no, in realtà non siamo pronte perché Irene voleva rimanere e io anche. Vabbè, sarà per una prossima volta. Torneremo. Torneremo, sì. Torneremo. Anche se è servita anche questa giornata così di relax, eh? Totalmente, ci voleva. Tra 500 metri alla rotonda, okay, ciao. Prendi ciao. Eccomi di nuovo a casa, sono appena rientrata, sono davvero contentissima di questo weekend, mi sono portata dietro alcune cose, probabilmente non le posso mangiare io, questi forse sì, sono delle pinolate, dei biscotti con i pinoli, questi probabilmente li posso mangiare, poi ho portato i panzotti, questi li ho portati per Andrea e questo fratello, poi ho preso il pesto e questo è un avanzo di focaccia. E posso dire che questo è stato un weekend davvero bellissimo, sono super felice e molto molto grata alla mia amica di avermi regalato questo weekend un po' da insider, perché io a Sestri c'ero già andata ma non l'ho mai vista da questo punto di vista di un locale, quindi sono davvero felice. Il video finisce qui, spero di avervi portato un po' a vedere cose da un punto di vista diverso. Ci rivediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Nel frattempo io vi mando un mega abbraccio gigantesco e a presto, ciao!